Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro settimanale sui certificate. Oggi abbiamo selezionato un certificate per noi davvero interessante. È un bonus cap emesso da UniCredit con sottostante l'Eurostoxx 50. L'ISIN del prodotto è DE000HV400F8. Perché è interessante? Siamo in un periodo di tensioni internazionali. La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti hanno messo il freno a mano alle borse. Dopo una buona partenza iniziale, le borse di tutto il mondo hanno rallentato. Ebbene, l'Eurostoxx 50 da inizio anno perde il 2%. Andare a puntare su questo indice vuol dire pensare che da qui a fine anno non si registrerà un crollo. Perché dico questo? Perché il bonus cap in questione rende, verrà ritirato a 108,5 euro, oggi lo paghiamo a 195, quindi un rendimento di poco più del 7,2%. Se da qui a fine anno la scadenza è fissata il 21-12-2018, l'indice delle 50 principali società europee non crolla del 17,10%. Ha già perso il 2%, arrivare a fine anno con un altro meno 17% vuol dire chiudere il 2018 a meno 19%. Siamo andati nel passato a vedere gli ultimi 15 anni come si è comportato questo indice, a parte il 2008, ovvero l'anno dei mutui subprime di Lehman Brothers, in cui l'indice ha perso il 44%. Ebbene, da allora l'indice è solo salito, mettendo a segno un rialzo spettacolare. Anche gli anni prima l'indice è sempre salito. Questo perché è un indice molto solido. Le 50 aziende sottostanti sono le maggiori società di tutta Europa. Noi, guardando i dati macro, guardando l'andamento economico mondiale e vedendo anche che le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, dopo, diciamo, le urla iniziali, stanno lasciando il posto alla diplomazia, non crediamo che l'indice potrà registrare un così forte crollo. Vi ricordiamo che il rendimento lo abbiamo anche se appunto l'indice da qui a fine anno perde il 16%. L'importante è che non perda più del 17,1%, ovvero che a scadenza il nostro Eurostoxx 50 non si porti sotto il livello di barriera 2844,608 punti. Quindi anche in caso di calo dell'Eurostoxx 50, ma non di un calo superiore al 17%, il nostro certificate verrà sempre ritirato a 108,5 euro. Dicevo, gli indici hanno rallentato per le tensioni internazionali e oggi invece abbiamo delle aperture. Xi Jinping, ovvero il primo ministro cinese, ha annunciato la riduzione di dazi sull'import di auto. Ha anche aggiunto che aprirà agli investimenti stranieri il ricco mercato finanziario cinese. A noi sembra questa una mossa di apertura che potrà far rimbalzare le borse. Stanotte la borsa cinese è salita del 2%. Crediamo che quest'onda lunga si registrerà anche in tutta Europa. I dati macro europei sono positivi, quindi secondo noi le chance che questo investimento vada a buon fine sono davvero elevate. Il rendimento è alto, il sottostante è solido, la barriera lontana. Con questo è tutto, vi auguriamo buon trading.